Bella raga, battiamo il Borussia Mönchengladbach 3-2. La pazza Inter viene fuori in questi momenti, viene fuori ragazzi. Quando siamo spalle al muro, sembra tutto nero, alla fine tiriamo fuori sempre un coniglio dal cilindro. Non abbiamo completato l'opera, ma in questo momento la qualificazione si riapre. Si riapre perché se battiamo lo Shakhtar e il Real Madrid batte il Borussia Mönchengladbach, passiamo noi, quindi la possibilità c'è, si è riaperta e adesso vediamo. Ovvio, non dipende tutto da noi, perché se biscottano col pareggio Borussia e Real Madrid, passano loro e noi rimaniamo col fico in mano, però la possibilità c'è. Comunque, parliamo della partita. La partita per noi si mette bene nuovamente dall'inizio con l'1-0 di Darmian, che conferma di essere in un buon momento e di meritare il posto in questo momento. Però purtroppo ci faccia riprendere fino al primo tempo da Plea, che oggi sembrava la partita della vita, addirittura alla fine aveva segnato anche una tripletta, ma per fortuna verrà annullata. Nel secondo tempo si parte con un'occasione grossa per parte, prima Thuram per il Borussia Mönchengladbach e poi c'è il palo di Lautaro. E poi succede quello che deve succedere quando c'hai un grande campione che risponde al nome di Big Boss Romelu Lukaku, che ti piazza due gol fondamentali, decisivi, e ci porta sul 3-1 con tutta la sua enorme potenza e classe. Grandissimo giocatore, averlo fa tutta la differenza del mondo, ragazzi, c'è poco da fare. E comunque, nonostante Lukaku, noi la zappa nei piedi abbiamo cercato di darcela in tutti i modi, perché prima Alexis Sanchez, che è entrato al posto di Lautaro, sbaglia un'uscita a centrocampo e regala praticamente il gol del 3-2 ancora a Plea, che fa doppietta. E poco dopo, quando era l'81esimo, 82esimo, adesso non mi ricordo precisamente, aveva anche pareggiato Plea, ma per fortuna un piedino di Embolo, che era quindi in fuorigioco attivo, ci salva le chiappe, altrimenti potevamo suonare il triplice fischio finale. Quindi niente, ragazzi, ribadisco, le possibilità qualificazione sono riaperte. Ovviamente è troppo presto per sbucciarsi la banana conoscendo l'Inter, però per come si era messa dopo la doppia sconfitta con Real Madrid, che oggi si è suicidato contro lo Shakhtar, questa dimostrazione che quando uno si incazza perché potevamo batterlo questo Real Madrid e invece facciamo 0 punti, vuol dire che abbiamo scagazzato anche noi, no? Comunque, ragazzi, Conte forse trova la quadra, ripeto, trova la quadra con la squadra tipicamente contiana. Con gli incontristi, con una squadra più coperta, con Darmian al posto di Hakimi. Alla fine uno può dire anche che è un limite, ed effettivamente è un limite non mettere dentro tutta la qualità, tutta la potenza di fuoco che hai, no? Perché se ripensi anche a Mourinho, pur in una maniera difensiva, però cercava di fare coesistere i migliori elementi che aveva, e To lo metteva in fascia, magari ti faceva anche il terzino, però te lo metteva. C'era Sneijder, c'era Milito, giocava anche Pandev, quindi cercava di mettere tutto il potenziale. Conte però ha bisogno, spero in questo momento, spero poi riesca a mettere dentro più qualità, ha bisogno in questo momento di una squadra così, e a noi sti cazzi, se arrivano i risultati, ragazzi, io dico sempre: se arrivano i risultati, ma sti gran cazzi del gioco, del calcio champagne, di quello che è. Speriamo che piano piano riesca ad inserire più qualità, perché ovviamente con una squadra così non è che puoi ambire a fare molta strada, no? Mi pare chiaro. Però in questo momento ci vogliono i risultati. Io dico sempre: i risultati poi danno fiducia, danno sicurezza, permettono ai giocatori, quando hanno sicurezza, fanno giocate più importanti in campo, si prendono più rischi e quindi escono fuori, rompono anche il pressing avversario con delle giocate che in un momento di difficoltà non farebbero. Quindi formichina, formichina, piano piano, piano piano, speriamo che cominciamo a trovare la quadra, a partire bene, perché la rosa c'è, il livello c'è, possiamo fare grandi cose. Ora sotto col Bologna e poi vediamo con lo Shakhtar. Per stasera, senza sbucciamenti di banana, godiamoci la serata e siamo ancora vivi. Bella raga, per me c'è solo l'Inter.